Saranno giornate decisive per il futuro della sanità padovana. L'ora della verità per la cessione alla regione dei terreni di Padova Est scoccherà il 23 luglio a Palazzo Moroni. Ma nel percorso che porta al primo atto per l'inizio dei lavori del nuovo ospedale, ci sono prima altri due appuntamenti tra il 17 e il 20 luglio: prima la riunione del CDA delle banche proprietarie di una parte delle aree di Padova Est, quindi la stesura dell'atto notarile che le cede al comune, che a sua volta le dovrà girare alla regione. Tre passaggi per dare il via ad un'opera, il nuovo ospedale, a lungo richiesta dai cittadini. Meno male che va in porto questo nuovo ospedale. Terribile. Devono farlo, devono farlo, per me è ideale. Adesso c'è bisogno. Qualcosa deve, deve cambiare perché così si fa fatica. Ne abbiamo bisogno, dove lavoriamo adesso è troppo stretto, e troppo piccolo. Gli ammalati sono sempre tanti, ne vengono anche da fuori. Non sono un altro per il bene di tutti i cittadini padovani e non. La parola definitiva l'avrà l'organo che rappresenta tutti i padovani, il consiglio comunale, chiamato anche a smentire la tendenza degli ultimi anni nei quali l'immobilismo della politica cittadina ha prodotto in quest'ambito una sfiducia diffusa. È una vita che ci vanno dietro. Ho l'attesa, ma è parecchio lunga. È una vita che lo dicono. I padovani non si meritavano questo. Prima voglio vedere i fatti, però sarebbe ora. Speriamo sia un esito positivo, perché non si può mai dire in questo ambito. No? Speriamo che dai, dalle parole passano ai fatti.